Kapler, ha fatto molto bene a venire. E lei che mi ha mandato a chiamare, generale? Questo è il nuovo ministro degli interni del duce, sua eccellenza... Guido Buffarini Guidi. Si dice in giro che è l'uomo più odiato d'Italia. Odiato e temuto. Oh. E, come si dice in Italia, molti nemici, molto onore. In ogni caso, eccellenza, mi fa piacere che noi non siamo i soli ad essere odiati dagli italiani. Ah, caro questore Caruso, che piacere vederla. Kapler, sua eccellenza Buffarini è venuto a parlarmi delle difficoltà che lei ha sollevato a proposito delle celebrazioni di domani per il... 25esimo anniversario della fondazione del Partito Fascista. Al contrario, io non ho sollevato alcuna difficoltà, a patto che le celebrazioni si svolgano esclusivamente a porte chiuse. Il che vuol dire che voi ci avreste diffidato a far sfilare per le strade di Roma le formazioni del nuovo Partito Fascista Repubblicano. Le assicuro che non ho fatto niente del genere. Io ho fatto semplicemente rilevare l'inopportunità di provocare la cittadinanza di Roma con dimostrazioni che sarebbero impopolari, per non dire altro. Le sue parole sono inammissibili, colonnello. Penso che il colonnello Kapler volesse dire che non ritiene possibile che una dimostrazione per le strade di Roma possa svolgersi senza incidenti. I nostri uomini assicureranno il servizio d'ordine. E chi ci rimarrebbe a sfilare in parata? Eccellenza, mi consenta di leggerle l'elenco degli attentati e degli atti di sabotaggio commessi negli ultimi 10 giorni contro le forze armate tedesche e i nostri alleati fascisti. Sappiamo tutti che ci sono degli elementi criminali. Sì, sì, elementi intelligenti, audaci, bene organizzati e con una precisa strategia, lo so. Quale strategia? Bloccare i nostri rifornimenti, rendere Roma territorio ostile e obbligarci alla ritirata. Comunisti. Comunisti, socialisti, anarchici, democristiani, liberali, monarchici. Monarchici. La monarchia è un ricordo. Il re è scappato con i traditori. Non oseranno mai attaccare una formazione militare. Si tratta di gruppi isolati. Il colonnello Dolman e io abbiamo buone ragioni di ritenere il contrario. Esiste una giunta militare di cui fanno parte i rappresentanti di tutti i partiti politici, meno il vostro, naturalmente. Ma qui si tratta di una parata, eccellenza. Non ci sono formazioni militari a Roma. Roma è città aperta. Roma brulica di truppe germaniche. Ogni giorno intere divisioni passano sotto le finestre del Papa dirette al fronte. E lei dice che questa è una città aperta. Io non lo dico davvero. Lo dicono i vostri capi e il vostro Papa. Quindi Roma è politicamente neutrale. E poi non ci sono stati movimenti di truppe in Roma per oltre una settimana. Allora com'è che da 5 giorni a questa parte un reparto di SS passa davanti al mio albergo ogni giorno alla stessa ora? Chi sono, Kapler? È l'11ª compagnia del reggimento Bolzano, trasferita qui di recente dal Tirolo. La sicurezza locale è considerata da tutti, compresa sua santità, inadeguata, quindi ho ordinato a quella compagnia di marciare per il centro ogni giorno, per motivi psicologici. Ma per domani anche questo è stato sospeso. Una marcia in città nell'anniversario glorioso del fascismo sarebbe un'inutile provocazione. Nessuno oserà attaccare le nostre truppe. Generale, mi spiace, ma devo insistere. Chi comanda qui, voi o questo colonnello? Io comando, sono io, il comandante di Roma. E domani non ci sarà nessuna sfilata, annullata. Celebrate tutto quello che volete, ma a porte chiuse. Kapler. Generale. Si sieda. Signor, sì. Lei non ama eccessivamente i nostri alleati, vero? Sta chiedendo la mia opinione, generale. La politica non è esattamente il mio forte, però direi che il fascismo è morto. Ed è meglio che sparisca se vogliamo salvare ciò che resta del nostro prestigio qui in Italia. Ciò implica l'eliminazione di Mussolini. E se ricevessi l'ordine di incaricarmene, saprei anche come farlo. Proprio lei dice questo? Lei che ha organizzato la sua fuga? Le nostre opinioni, generale, non vengono chieste. Per lo più eseguiamo degli ordini. Giusto. E allora eseguirà il mio ordine. La sfilata fascista è annullata. Ma le nostre SS continueranno a sfilare per il centro. I miei ragazzi si sanno difendere, no? E domani marceranno come al solito. Domani marceranno. Domani, generale. Come al solito.